aia, qui c'è una fase di distorsione, non è una voce che c'entro io, con cui c'entro io. E, dicevo, e il PIL è in grande ripresa, di questo però poi vi parlerà Federico Della Puppa, e in più c'è anche un problema, a livello internazionale di logistica. Un po' è colpa di Kichiro Toyoda, voi non so se sapete chi è il fondatore della Toyota. Il fondatore della Toyota ha introdotto negli anni 70 il sistema just in time, cioè magazzini vuoti si produce all'ordine. E questo è, come dire, un sistema molto sensato da un punto di vista industriale se va tutto bene. Quando poi invece si blocca tutto e tutti gli ordini arrivano, succede l'ingorgo come è successo adesso, come è avvenuto adesso, con container che non si trovano, dai prezzi folli, e su tutto questo pasticcio si è innescata poi anche la speculazione finanziaria. Quando dico speculazione non dico una parolaccia, eh. Speculazione è semplicemente come dire, la scommessa su un prezzo che viene normalmente, come dire, un'attività che viene normalmente fatta anche da una qualsiasi azienda. Quando voi state pensando che domani o tra un mese o tra un anno possa aumentare di prezzo, fate una speculazione. Qual è il problema allora? Il problema è che diciamo, il mercato finanziario si è evoluto, diciamo così, tra virgolette, con sistemi di algoritmi, sistemi molto complicati che hanno provocato un effetto valanga. Ragione per cui sulle borse di Chicago e di Londra, che sono i due centri internazionali su cui scambiano le materie prime, i prezzi sono aumentati molto più di quanto non lo sarebbero per la semplice domanda e offerta, per la semplice dinamica di domanda e offerta. Un problema che ha fatto le banche centrali, sia europea che americana, ma anche la Cina, le quali al momento scommettono, sostengono che questa fiammata di prezzi è un effetto momentaneo del Covid, un po' anche perché in caso contrario avrebbero dovuto cambiare la politica sui tassi di interesse, ma qui entriamo in un altro ambito che non affrontiamo. Fatto sta che finora sia la BCE che la Federal Reserve hanno tenuto i tassi bassi, cosa che ha, come dire, un po' favorito, no? Perché se puoi prendere i soldi in prestito in modo più semplice, puoi anche speculare e investire di più. Tutto questo macello per dire che però adesso si sta arrivando un po', come dire, a cercare di tamponare la situazione. La Cina, per esempio, che è stata la prima a innescare questa grande corsa alle materie prime, ha assunto dei provvedimenti, il governo cinese, per cercare di calmierare i prezzi. Innanzitutto ha dato vita a un sistema di vendite delle proprie riserve di metalli, come l'alluminio, è un sistema che ha già usato negli anni passati, nel 2005-2010, e che ha immesso sul mercato prezzi calmierati. L'Italia non può fare una cosa del genere, non può fare la Cina perché ha questi materiali, queste riserve. Non solo, ha anche comunque aperto una, diciamo, delle indagini sui processi speculativi sulla borsa di Shanghai, e è bastato, come dire dal governo cinese che avrebbero preso provvedimenti e i prezzi sono scesi. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono dei segnali che indicano approssimativamente una riflessione, una frenata. Questo non vuol dire che i prezzi torneranno a livello del 2020, ma vuol dire che potrebbero non aumentare più o assestarsi. Il rame, per esempio, in giugno ha perso il 10% circa in poche sedute alla borsa di Chicago. Il legno è un po' più complicato perché
come dire, è un prodotto che noi importiamo per l'80%, noi come Italia, la capacità produttiva è insufficiente rispetto alla capacità di lavorazione, eppure il settore del mobile arredo è molto, molto, molto importante per l'Italia. I segnali sono al momento quelli di una frenata dei prezzi negli Stati Uniti. I prezzi del massello e del compensato sono scesi del 45% tra maggio e giugno, dopo una fiammata, e dire che negli Stati Uniti comunque diciamo l'edilizia va bene, quindi la domanda c'è, forte, cresce. Ma questo per dire che, cioè, diciamo, noi che ci importa gli Stati Uniti? No, perché diciamo, i prezzi si riflettono poi su tutti i mercati. Sicuramente non subito, però sono indicatori che fanno pensare che comunque siamo, diciamo, possiamo andare verso non un raffreddamento, un arretramento, ecco, ma un raffreddamento, sì, un assestamento dei prezzi per quanto riguarda le materie prime nei prossimi mesi. Certo, come dire, siccome le materie prime, cioè i materiali dipendono anche dalla dinamica offerta-domanda, in Italia dove c'è una domanda piuttosto effervescente, ma di questo non voglio parlare perché sarà tema dell'intervento di Federico dopo, certamente, come dire, finché i prezzi come dire, saranno in tensione, ecco, questo possiamo dirlo. Una buona notizia invece viene dal governo, che aveva inserito, non so se ne siete al corrente, nel decreto i sostegni bis, che è in discussione alla Camera e al Senato. Non so chi è che suona, ma non sono io. Non lo so. Qui sento suonare qualcuno, ma io non sono. Nel decreto sostegni bis è stato inserito, però è tutto ancora da approvare, questo c'è, cioè, il cammino. È stato inserito un fondo speciale di circa 100 milioni che dovrebbe servire proprio per di edilizia. Io pregherei però chi non interviene di spegnere il microfono, perché sennò ci sono dei problemi. Dicevo, un fondo di circa 100 milioni a copertura almeno parziale delle oscillazioni di prezzo. Dovrebbe entrare in funzione per le aziende che hanno subito, a causa dei rincari, delle variazioni di prezzo oltre l'8%. Non vi so dire esattamente quali sono le modalità, poi innanzitutto bisogna vedere se approveranno nei prossimi giorni diciamo quello che è questa ipotesi di intervento, e poi bisognerà vedere le modalità. Comunque dovrebbe essere, diciamo, un fondo ad accesso abbastanza rapido entro l'anno, insomma. Questo è tutto. Io direi che sono stato esattamente nei tempi, quindi passo la parola a Federico Della Puppa per il suo punto sulla congiuntura. Grazie Roberto, e passo subito a condividere lo schermo, così potete vedere le slide. Mi basta solo che mi diciate se le vedete bene. Ok, allora diciamo che intervengo due volte oggi. La prima volta è sulla parte sui trend del mercato, e prima di iniziare vorrei che vi metteste in memoria per qualche minuto, finché poi arrivo alla fine di questa prima parte, tre numeri. Il primo numero è 1715, il secondo numero è 6500 e il terzo numero è 18560. Un po' perché normalmente mi viene chiesto di dare i numeri, e quindi diciamo che ho scelto questi tre numeri, ve li faccio rivedere: 1715,
6.500 e 18.560. Se avete voglia ve li segnate, così vedete tra un quarto d'ora più o meno qual è lo scopo di questo piccolo gioco. E partiamo da subito con gli aspetti legati all'economia e al tema che diciamo è legato alla ripresa economica, che tutto sommato però sta avvenendo adesso e adesso in questo momento, in quest'ultimo mese, in modo particolare in questi ultimi 2 mesi, stiamo vedendo con grande vigore in Italia e anche in Europa, ma che dal punto di vista della ripartenza, sia a livello europeo che a livello nazionale, in realtà nei primi mesi di quest'anno non ha avuto una grande dinamica di spinta. Ma la cosa interessante non è tanto vedere questi valori dinamici, questi valori che riflettono ovviamente le variazioni trimestrali dei prodotto terreno lordo, in questo caso dell'Europa 27 paesi, sullo stesso trimestre dell'anno precedente, quanto vedere la differenza che l'Italia sta dimostrando rispetto alle altre dinamiche europee. Perché la cosa interessante è che da un lato l'area euro va un po' peggio dell'intera Europa a 27 paesi, non è più a 28 ovviamente perché non c'è più dentro l'Inghilterra, come potete vedere va leggermente peggio l'area euro. Ma se andiamo a confrontare il valore dell'andamento nazionale, noi possiamo vedere che in realtà veniamo da una situazione peggiore nel caso peggiore. Scorro la slide indietro e avanti per farvi vedere il dato, cioè dal meno 14,6% dell'estate scorsa, cioè del secondo trimestre 2020, al meno 4,7%, meno 1,3, l'Italia ha meno 18,2, meno 6,6, meno 0,8. Cos'è che sta avvenendo? Questi dati, cos'è che ci raccontano? Ovviamente tra un po' avremo i dati relativi al secondo trimestre e potremo fare delle valutazioni ancora più chiare su questo punto, ma che in realtà noi siamo scesi più in fondo, ma stiamo ripartendo più velocemente. Per la prima volta, forse nella storia recente, recente significa qualche decennio comunque, l'Italia presenta una dinamica del prodotto interno lordo migliore di quella della media europea, che questo è un dato tendenziale molto interessante. Quali sono in questo ambito le previsioni di crescita sulle quali ci stiamo confrontando, sulle quali stiamo discutendo, sia per quanto riguarda l'anno in corso, il 2021, sia per quanto riguarda poi gli anni successivi, 2022-2023? Certamente l'anno in corso, secondo diverse fonti, presenta diciamo crescite potenziali che vanno da un più 3,4% di febbraio 2021 stimato dalla Commissione europea fino in realtà a un più 5,2%, scusate, a un più 4,9% del consensus economico del dicembre 2020 e valori anche migliorativi però fatti su valori diciamo periodi precedenti. Però la cosa interessante è che se noi andiamo a vedere quali sono le prospettive che oggi attendono l'economia italiana per quest'anno, sono migliorative rispetto a questi dati che vedete qui. Non tanto per gli anni successivi, dove ovviamente la crescita sarà ancora molto sostenuta con dei valori di crescita del PIL assolutamente impensabili per il nostro paese, ovviamente dovuti al rientro dal lungo periodo di lockdown, ma è la ripartenza dell'economia e soprattutto agli effetti benefici che il Piano Nazionale di Recupero e di Resilienza dovrebbe mettere in campo. Ma quello è un piano comunque a lungo termine, non a brevissimo termine. Però la sensazione, il sentiment complessivo è molto più positivo comunque anche di questi dati, di questi numeri. In modo particolare il nuovo indicatore che Prometeia dopo il lockdown ha messo in campo, che è un indicatore abbastanza particolare perché
è un nuovo indicatore economico settimanale che misura proprio la velocità dell'economia rispetto non solo ai fattori economici, ma anche a quelli che sono alcuni elementi legati a fattori che prima non consideravamo all'interno delle dinamiche economiche, alcuni fattori di carattere socio-economico, ma anche sociale, anche in questo caso sanitario. Ecco, questo indicatore, come potete vedere, nell'ultimo anno e mezzo, cioè dall'inizio di febbraio del 2020 alla, diciamo, l'ultima rilevazione è quella di fine giugno del 2021, cioè quindi di una settimana fa circa, di 2 settimane fa circa, scusate. Ecco, qui vedete l'andamento delle proprio settimane economiche. E qui si può vedere chiaramente l'effetto del lockdown della primavera dello scorso anno, ma anche l'effetto del lockdown autunnale che si è protratto fino all'inizio dell'anno, con una debole ripartenza fino al mese di marzo e poi un incremento consistente e molto rilevante che sta portando verso una crescita che per quest'anno in teoria dovrebbe essere, per quanto secondo quanto stimato sempre da Prometeia, del più 4,8%. L'altro dato positivo qual è per il nostro settore? Che è il meccanismo degli investimenti totali, in particolare quelli non solo trainati dalle agevolazioni per Industria 4.0, ma quelli proprio in costruzioni, che sono diciamo, driver trainanti per quanto riguarda l'economia complessiva. Cioè, per una volta torniamo a vedere il settore delle costruzioni che è un driver importante per la ripresa economica, ovviamente alimentato da alcuni fattori extramercato. Cioè, sono fattori di mercato, ma sono fattori, diciamo, straordinari, ecco, non extramercato, scusatemi, straordinari, e sono legati chiaramente agli incentivi e al super bonus. Questi dati, come potete vedere, sono molto, molto significativi e molto positivi. Allora, scendiamo più nel dettaglio dell'ambito delle costruzioni per andare a vedere quali sono gli elementi legati alla ripartenza dell'edilizia in Europa. E qui abbiamo i dati invece mensili della produzione delle costruzioni, dati fatti sullo stesso mese dell'anno precedente. Quindi attenzione, è mese su mese, quindi chiaramente in aprile dello scorso anno quasi tutta l'Europa si era fermata e la ripartenza quest'anno, cioè la ripartenza complessiva, va a incidere su un mercato che si era sostanzialmente fermato. Però i dati sono molto significativi perché potete vedere una lunga serie di dati sostanzialmente negativi che poi nel mese di aprile ripartono in modo consistente. Ecco, anche in questo caso, passando dall'Europa a 27 paesi, andando nell'area euro, incomincia, e quindi andando sui paesi, cioè considerando solo i paesi storici, un po' più storici, diciamo, dell'Europa, quelli che sono notoriamente un po' più lenti per vari motivi, non solo, anzi non perché sono area euro, ma in particolare per alcuni meccanismi strutturali dei paesi stessi. Ecco, vedete che in realtà i valori sono migliori. Abbiamo un più 20 a marzo, più 42,3% ad aprile. Dati che migliorano quel dato del più 32%, ad esempio, più 16, più 32% dell'Europa, 27 paesi. Se andiamo al dato nazionale, qui abbiamo una diciamo, dimensione completamente diversa, un andamento completamente diverso che già parte nell'estate dello scorso anno. Un dato che riparte soprattutto per il lungo stop dei nostri cantieri, che non ha avuto la stessa dinamica, ad esempio, in alcuni paesi che non hanno voluto bloccare come noi tutte le attività edilizie di carattere privato. Ricordiamo che poi nello scorso anno sostanzialmente era soltanto l'edilizia pubblica, cioè le opere pubbliche che erano rimaste attive, e le azioni ovviamente di manutenzione straordinaria necessarie.
Ma tutto il resto si era sostanzialmente fermato. Ecco, la grande ripresa che abbiamo avuto noi a partire già dall'estate dello scorso anno è una ripresa che si deve a quello stop eccezionale, ma soprattutto anche si deve ad un elemento psicologico positivo che è stata l'approvazione del super bonus, cosa che poi è andata un po' scemando per vari motivi, anche per il fatto che, anche se per la prima volta il governo è stato veloce nell'approvare non solo una legge, un decreto poi una legge, ma anche i vari decreti attuativi, diciamo che siamo arrivati già a Natale che avevamo più o meno tutte le carte in tavola, però diciamo che queste carte in alcuni casi erano un po' rovinate, andavano un po' viste con la lente di ingrandimento per capire se era un due di picche o un re di fiori. Allora, da questo punto di vista, la cosa interessante è che nella primavera di quest'anno i nostri dati sono di una velocizzazione degli investimenti che, quindi nella produzione, nelle costruzioni, che è perlomeno doppia, se non in alcuni casi tripla di quella europea. Cioè stiamo correndo per la prima volta in un modo molto molto importante che sta dando, diciamo, al di là dei problemi legati, che Roberto prima ricordava, legati alle dinamiche dei prezzi, delle materie prime e anche dell'approvvigionamento, sta dando degli ottimi risultati di mercato, come vedremo più avanti. La cosa importante è che, destagionalizzando i dati, correggendo i dati per effetto di calendario e mettendoli quindi in un ambito di lettura omogeneo con quelli del passato, noi vediamo che il grande Covid stop in realtà ha prodotto una ripresa a V, che era quello che ci auguravamo. Chi l'anno scorso a ottobre è venuto al convegno di U-Trade si ricordava che parlavamo appunto di ripresa a V, a W, a L, a seconda di come sarebbe stato il periodo. Qui si vede chiaramente la V, è molto chiara, ma soprattutto che la media dei picchi positivi dell'ultimo periodo, cioè tra l'estate dello scorso anno e diciamo la primavera inoltrata di quest'anno, sostanzialmente ci riportano dei valori medi di produttività, di produzione, che erano quelli della fine degli anni 90, del pre-2000. Ora, io non voglio dire che poi si ripercorrerà questa strada che ovviamente tutti voi vi augurereste, perché in realtà venivamo da lungo periodo di galleggiamento e probabilmente raggiungeremo una soglia più produttiva, ma poi arriveremo comunque su una soglia di galleggiamento ancora una volta. Perché? Perché finiranno, diciamo, gli incentivi straordinari. Ma la cosa interessante è che è stata recuperata una fiducia che già stava andando molto bene nel periodo del pre-lockdown, è stata recuperata in fretta. Guardate la crescita, il picco negativo di ottobre e di novembre, ma poi la ripresa velocissima della fiducia delle imprese di costruzioni rispetto agli andamenti di mercati, e ci sono delle notizie che dobbiamo dare. La prima buona notizia, vi do ovviamente la buona notizia, è che in realtà la tendenza degli ordini di piani di costruzione delle imprese nei prossimi 3 mesi, sono molto positive e non hanno mai avuto dal 2010 ad oggi un valore così alto, non solo positivo, ma così alto. Siamo a più 15 punti percentuale, significa che intervistati 100 imprenditori, diciamo c'è uno scarto tra chi risponde positivamente e chi negativamente di 15 soggetti. Questo è un dato assolutamente molto positivo, che si scontra con che cosa? Con quella che è la grande crescita dei prezzi praticati dalle imprese nei prossimi mesi. Una crescita vertiginosa che si deve appunto a quegli elementi speculativi da un lato, che ricordava Roberto, soprattutto dal lato ovviamente internazionale, che noi non possiamo governare, ma da un altro lato anche da elementi speculativi che stanno giocando proprio sulla straordinarietà del super bonus, nel momento in cui ci si può, perdonatemi la frase, spartire il beneficio fiscale. Ecco, questo fa sì che di fronte ad un'opportunità
così ampia di defiscalizzazione, è chiaro che nel momento in cui poi il governo mette dei tetti massimi di spesa ai prodotti e alle soluzioni che possono essere che devono essere utilizzate per accedere al super bonus, il tetto massimo di spesa diventa un elemento che si riflette sul mercato. E d'altronde, se prima i prezzi erano 100, se il tetto massimo di spesa è 150, perché mettere 100 in fattura? Allora, chiudo con una buona notizia però sul fronte distribuzione, perché le analisi più recenti fatte da Cerved su questo fronte, basate tra l'altro sul fatto che loro analizzano tutto l'andamento di tutte le imprese italiane dal punto di vista anche dei bilanci, non solo dei bilanci, fa vedere un 2020 chiaramente in flessione per il fronte distribuzione dei materiali edili. Questo è l'andamento proprio dell'andamento della rivendita dei materiali edili, e una crescita attesa tra il 2001, per il 2021 sull'anno scorso del 9,2%, che si attesterà a un più 6,3% per il 2022. Quindi sono dati assolutamente positivi. Per finire, e vado a chiudere, spero di essere stato più o meno nei tempi, mi pare di sì. Allora, torniamo a quei numeri che avevo detto prima. 1715. Sono numeri strategici questi, perché ci fanno capire alcune cose. Sono 1715 miliardi di euro di risparmi delle famiglie sui conti correnti. Sono più 32% anno su anno. Cioè, rispetto a quanto era stato risparmiato nel 2019, il 2020 ha portato ad un incremento del 32% dei risparmi delle famiglie, che hanno portato la soglia da 1678 miliardi, se non sbaglio, a 1715 miliardi. Questo incremento è paradossale, perché in un anno di frenata dell'economia si potrebbe pensare che le famiglie abbiano attinto le loro risorse. In realtà no. Le famiglie italiane, come sempre, hanno fatto molta musina. Ora il problema è come investire questi soldi, come far investire questi soldi, perché sono soldi dormienti, sono soldi parcheggiati, infruttiferi in qualche modo, visti anche i tassi di interesse, e su questo credo che uno scossone, da un lato il super bonus certamente l'ha dato, ma da un altro lato bisognerà trovare dei meccanismi più consistenti e non solo straordinari, ma di carattere più ordinario nel tempo. Quindi, ad esempio, anche una riduzione dell'aliquota di defiscalizzazione dal 110 al 75%, che è un tema del quale si sta parlando, penso che potrebbe essere nel futuro una soluzione buona, nel momento in cui comunque il superbonus sta dando buoni frutti. Buoni frutti da un lato, ma anche dagli elementi, diciamo, particolari. 6.500 a cosa si riferisce? Si riferisce agli interpelli che hanno avuto, che ha ricevuto l'Agenzia delle Entrate, alla quale l'Agenzia ha risposto. 6.500 domande di chiarimenti sull'utilizzazione del super bonus. Non sono pochi. Significa che la norma, che è partita, diciamo, abbastanza bene, che è stata definita abbastanza bene con i vari decreti attuativi, in realtà si scontra con un mercato dove le nostre, diciamo, 60 e le nostre, diciamo, 14 milioni di edifici che abbiamo in Italia sono 14 milioni di casi diversi uno dall'altro, soprattutto per le difformità e le tipologie della proprietà, eccetera, eccetera. L'ultimo numero al quale voglio fare riferimento è questo, 18.560. Che numero è? Sono gli interventi attivati con il super bonus. Non sono pochi, non sono tanti, ma la cosa interessante è che finora hanno mosso non tantissimo, se volete, 2,5 miliardi di investimenti, ma sono investimenti aggiuntivi rispetto ad un mercato che altrimenti non li avrebbe avuti. Ma la cosa, secondo me, molto molto interessante è la crescita di questi interventi tra il mese di giugno e il mese di maggio, cioè mese su mese. Abbiamo avuto una crescita di interventi, cioè di asseverazioni, quindi sono cantieri, del 35%. Ecco, questo è un dato che secondo me fa molto ben sperare e è un elemento sul quale sicuramente possiamo diciamo, fare una riflessione su come questo, diciamo, traino
potrà portarsi dietro poi mercati anche diciamo non defiscalizzati, ecco, e diciamo il mercato tra virgolette normale. Comunque per ora insomma i segnali sono positivi nonostante quegli elementi di negatività che diciamo stanno leggermente rientrando e nel medio-lungo periodo rientreranno, dei quali vi ha già parlato Roberto. Io per ora mi fermo qui e riprenderò la parola più tardi. Grazie. Ok, grazie Federico, ottime notizie mi sembra. Per quanto riguarda i risparmi, come dire, le banche ci stanno già pensando perché stanno alzando i costi a chi ha, diciamo, una certa soglia immobilizzata. Vabbè, adesso cambiamo un po', come dire, prospettiva e veniamo a parlare delle grandi scelte delle imprese. Scelte che non sono soltanto quelle spicciole di gestione dell'economia, ma anche scelte strategiche su quale strada prendere nei prossimi anni, visto, come dire, il cambiamento epocale che sta avvenendo. Una testimonianza abbiamo adesso è che è quella di Dante Cianciosi, che è, come dire, oltretutto ha un'azienda in un posto molto, molto bello, piacevole, che io gli invidio, Termoli, in Molise, un posto che se non conoscete andateci, che ci parlerà proprio, come dire, di quali sono queste difficoltà, la difficoltà di dover scegliere. Lascio la parola a Dante Cianciosi, che però non vedo in questo momento. Dante c'era. Siccome Termoli è al mare, non vorrei che, come dire, avesse approfittato per. Dante c'è, allora. E allora puoi intervenire. Eccomi. Ah, eccolo. Non lo Buonasera. vediamo, eccolo qua. Eccoci. Buonasera. Io ho perso per motivi tecnici una parte migliore, la più importante. Mi dispiace, va bene. Perché ogni vostra notizia, ogni vostra riunione per me è una fonte di guadagno culturale, quindi di crescita culturale e di importanti notizie. Troverai tutto sul prossimo numero, Dante. Bellissimo. Attenderò il prossimo numero. Beh, è chiaro che noi rivenditori ogni giorno facciamo una riflessione su quello che sarà il nostro domani, cioè qual è il ruolo che deve avere e dovrà avere il punto della distribuzione, della rivendita proiettato in futuro. Io lo sogno un po', magari qualcosa di molto vicino a quello che è la mia idea, il mio desiderio. E come più volte ho detto, io vedo il rivenditore come se fosse la città di Bologna in Italia, dove tutto si incrocia, tutto arriva, sia le autostrade che le linee ferroviarie, no? E quindi arriva lì e poi tutto viene di nuovo ridistribuito nel nord, nel sud, nel centro, eccetera. E quindi l'importanza del punto di vendita è quello di avere una forte cultura in ciò che vende. E allora ecco che si deve creare una forte sinergia tra il produttore, il punto vendita, per poter poi insieme coinvolgere il mondo della progettazione ed il mondo del consumo, cioè l'impresa, a qualsiasi livello, la grande, media, piccola impresa, ci mancherebbe. Tutti devono essere acculturati. E quindi il venditore comincia a girarsi intorno e a capire come meglio può acquisire tutto ciò, questa formazione, e lo fa anche attraverso certamente U-Trade, ed è va bene così, attraverso le fiere, attraverso i tanti seminari, incontri, eccetera. Un metodo potrebbe essere anche quello di incontrarsi all'interno di un'adesione a dei gruppi di acquisto. Li definisco male io, gruppi di acquisto? Se tale sono, già quindi ci danno una certa idea di che cos'è un gruppo. Io ho provato a dialogare con più di qualche gruppo e siccome mi piace essere propositivo nel mio parlare, magari ci metto anche un pizzico di ironia, o non voglio essere polemico, eccetera, però spesso non ho ricevuto
di ritorno tutte quelle risposte molto importanti che per me, da buon rivenditore, intendo dire buon nel senso dopo 40 anni, insomma, ho la mia piccola esperienza, e che vorrei ottenere, cioè cosa è un gruppo di rivenditori messi insieme, cosa vogliono raggiungere e come vorrebbero raggiungere questo obiettivo. Molto spesso ho sentito parlare per il 70-80% del dialogo dell'importanza dei acquisti e quindi risparmio sui costi, sui prezzi, voglio dire, e di premi finali. Una certa organizzazione anche all'atere, ma mai in un modo tanto completo da poter far diventare un rivenditore un punto di cultura nella distribuzione dei materiali edili. Ecco, questo è quello che ho trovato. Allora io in questo momento vorrei lanciare, così nel gruppo la necessità, il mio invito a dire, innanzitutto io penso che in un punto vendita si debba portare cultura, coscienza di che cos'è qualitativamente e tecnicamente e anche giuridicamente un punto vendita. Conoscere molto bene il produttore e ciò che produce, per poter poi coinvolgere il progettista e l'impresa che acquisterà il prodotto. Inoltre, all'interno dell'azienda deve avere un'organizzazione ben strutturata. Non ho mai sentito parlare di che cos'è un accordo a livello nazionale per quanto riguarda tutta la sicurezza, quindi la formazione del personale. E quindi faccio un esempio, anche per esempio l'antincendio da noi è molto importante avere tutta la certificazione e poterla e quindi poi rinnovare di volta in volta. Sono organizzazioni molto importanti, cioè la vita umana e la sicurezza all'interno del punto vendita sono qualcosa di importante. Io vi faccio un esempio, io ho creato una piccola area esterna dove chi fuma è invitato ad andare lì e fumarsi la sua sigaretta nel suo bravo angolino e spegnere lì la cicca di sigarette, altrimenti qui nei piazzali era un fumare e buttare a terra. Allora, disordine, pericolo, eccetera. E io, in accordo con il responsabile della sicurezza, ho fatto questo bel recinto, ho messo il cartello. Immaginate i primi tempi quanta gente mi diceva: lei sei l'unico, ma perché? E perché per la sicurezza, per la tua, per la nostra, perché è vietato, perché, cioè, con tutti i metodi più gentili, più cordiali, ma più fermi, abbiamo imposto quasi a tutti, c'è qualche rara eccezione, ma poi incorreggiamo questi signori, ma ad andare in quell'angolino lì. Ma solo tu lo fai, ma abbiate pazienza. Ma se succedono le disgrazie, dobbiamo piangere dopo o è meglio prevenire prima? Io credo che è meglio prevenire prima. È una cultura, ecco. Sei l'unico. Beh, se sono l'unico, non vorrei essere ancora domani l'unico. Ecco perché io invito tutti a diffondere la cultura della sicurezza. Un impianto antincendio è costato tanto, io lo so, però oggi mi sento più sicuro. Perché il rilevamento dei fumi e tutto, cioè, ma sei l'unico ancora. Non so che sono l'unico, perciò spendo una montagna di soldi per tenere su un'azienda. Però voglio dire, non vorrei essere l'unico. E allora ecco che qui un'organizzazione deve diffondere tantissimo tutto questo. Ogni punto vendita, a parer mio, deve munirsi di una sala meeting dove si incontrano, e l'azienda stessa, dove si incontrano con i produttori, con i tecnici, con i consumatori finali, cioè l'impresa e anche i privati, e via discorrendo, dove spesso e volentieri, Covid permettendo naturalmente, inutile che diciamo sempre la stessa cosa, e possiamo travasare questo sapere da una parte all'altra. Io tutto questo l'ho chiesto, ma non è che, o forse non ho capito io bene, e allora chiedo scusa se non ho capito bene, o forse non è stato imposto questo servizio. Mi spiego? È così come tante altre situazioni, non so se mi posso ancora dilinguare nell'elencare alcune situazioni, grandi, per esempio, grandi convenzioni bancarie, perché il credito è sempre importante,
al di là di uno scoperto di conto corrente, ma i vari prestiti, le varie anticipazioni e via discorrendo, che sono molto importanti. Altro esempio, un gestionale unico che facilita tutto il mondo degli associati e si inseriscono con molta facilità e possono anche dialogare attraverso i gestionali con loro stessi, aiutandosi nella distribuzione, perché è molto importante in alcuni momenti poter fare questa rete e quindi completandosi. Questo è molto importante. Non è un sogno impossibile da raggiungere, ma è molto importante. Allora dico, perché non usiamo tutto ciò? Un aspetto legale, un aspetto fiscale, ma che dove l'Italia a nord, a centro e a sud si incrociano e cominciano a dialogare tra di loro e cominciano a travasare il loro sapere. Questo è importante. Far crescere un punto vendita, a parer mio, non è soltanto riportare alla fine dell'anno un bilancio ordinato, un bilancio inutile, eccezionale, ma anche far crescere se stessi e tutto il mondo dell'edilizia per avere un'edilizia di qualità superiore, ma soprattutto un'edilizia culturalmente valida ed attuale. Grazie, no, io direi che è stato molto chiaro, molto stimolante, e io credo anche che Virginia Gambino raccoglierà queste proposte, queste idee e come dire, se ne discuterà durante il convegno di Utrecht di ottobre. Quindi è stata una testimonianza particolarmente importante. Ma siccome rimaniamo un po' in questo ambito, perché parliamo adesso dei gruppi e dei consorzi da un punto di vista, diciamo, più economico, più gestionale. Quindi ripasso la parola a Federico Della Puppa. Grazie Roberto, torno a condividere la presentazione e spero che vediate lo schermo, confermatemi. Ok, allora vi presento i dati freschissimi che poi troverete commentati nel numero di luglio-agosto di Utrade, e qui vedete la prima parte. Legata proprio al monitoraggio dei gruppi e dei consorzi. Il monitoraggio quest'anno ha coinvolto 33 gruppi e consorzi. Si tratta di 1.003 rivenditori associati. Abbiamo superato, l'anno scorso abbiamo scritto quasi 1.000, in realtà sono più di 1.000 ormai i rivenditori associati nei gruppi e consorzi monitorati, per un totale di 1.491 punti vendita che coinvolgono complessivamente, attivano complessivamente anche 594 showroom. Sono molte, sono un po' più di una ogni tre punti vendita, il che dà anche un po' la dimensione di come il settore della rivendita edile stia cambiando dal punto di vista anche della esposizione dei materiali. Non è un dato scontato questo. E complessivamente il giro d'affari stimato è, diciamo che alcune aziende, ci hanno fornito i loro dati relativamente al fatturato complessivo dei consorzi, quindi quei fatturati anche di tutti gli associati, e su questo dato complessivo è... abbiamo monitorato circa 1 miliardo e 600 milioni di euro di fatturato, con una media complessiva per punto vendita di poco meno, cioè 1,9 milioni di euro, poco meno di 2 milioni di euro per punto vendita. Chiaramente questa è una media del pollo trilussiano, però la prendiamo anche come, diciamo, stimatore per poter fare poi la stima complessiva del giro d'affari. Quindi un giro d'affari tutto sommato importante, anzi molto rilevante, considerando quanto è tutto il giro d'affari di tutti i segmenti che coinvolgono
diciamo, l'edilizia, stia parlando complessivamente per quanto riguarda non solo i materiali edili, ma anche l'idrotermosanitario, il legname e tutti gli altri prodotti, parliamo di circa un giro d'affari di circa 26-27 miliardi. Quindi complessivamente i gruppi consorzi rappresentano una quota importante, molto rilevante di questo settore. L'altro elemento sul quale vorrei portare la vostra attenzione è la crescita per quanto riguarda il numero dei soggetti, che tra il 2019, il 2020 e il 2021 sono cresciuti complessivamente nell'associazionismo, da 913 a 1.003, diciamo, rivenditori associati, sono 90 rivenditori in più, è un più 9,9% sui 2 anni, ma anche il 2020, cioè forse il 2020, ha avuto anche un'accelerazione da questo punto di vista, dovuta probabilmente anche al fatto che entrare in un consorzio era anche un modo per affrontare diciamo, il momento critico. Ma l'altro elemento, secondo me, molto interessante è l'incremento dei punti vendita. Abbiamo una crescita dell'11,8% dei punti vendita e del 7,6% delle showroom. L'altra cosa, secondo me, molto interessante, qual è? È quello di andare a vedere, qui non abbiamo numeri, abbiamo sentiment, e di mettere a confronto quelli che erano le vostre attese col dato dell'anno scorso, le attese previsioni. Noi avevamo fatto un monitoraggio lo scorso anno, diciamo, viene fatto ogni anno, ma i dati dello scorso anno dicevano qual era la previsione per il 2020. Ovviamente la maggior parte di voi vedeva chiaramente un mercato tendenzialmente in flessione con alcuni che lo vedevano potenzialmente stabile, e tre soggetti che non si lasciavano andare, diciamo, a previsioni. Se andiamo a confrontare quali sono state poi le vostre stesse performance del 2020, in realtà, diciamo che nella maggior parte dei casi, ovviamente, la vostra previsione è stata azzeccata. Ma in alcuni altri casi invece la previsione è andata, diciamo, era un po' peggiore di quello che poi è stato effettivamente quello che si è rilevato e che ci avete comunicato in questi giorni, e potete vedere appunto la differenza tra dell'ultima colonna del grafico qui a sinistra, mentre c'è, cioè, nella tabella qua a sinistra, con la penultima colonna della tabella a destra. Per l'ultima colonna della tabella destra, che vicino c'è una colonna che per la prima volta è tutta verde, tutti i dati positivi. Ovviamente il mercato sta andando bene, lo state, diciamo, vedendo, rilevando, ma l'altra cosa è che ci sono dei trend interessanti, secondo me, che vanno segnalati, perché diciamo che uno dei punti nodali e cruciali sui quali molti si stanno orientando, ma che è stato anche il momento, diciamo che lo stesso lockdown ha evidenziato il fatto che, ovviamente, non potendo uscire di casa, tutte le famiglie italiane hanno scoperto che esisteva il commercio online e anche i piccoli negozi hanno scoperto che attraverso internet potevano farsi ordinare le cose e poi andare a fare le consegne di persona, magari ovviamente per le cose più vicine. Ecco, la scoperta, la velocizzazione della digitalizzazione alla quale tutta l'Italia è stata, diciamo, sottoposta dal lockdown dell'anno scorso, è stata una ve velocizzazione positiva, perché ha messo in atto una serie di scelte che abbiamo dovuto fare tutti, dal lato privato e personale, quello di poter lavorare da casa, studiare da casa, eccetera, ai lati aziendali che hanno dovuto imparare, gioco forza, a mettere in campo azioni che altrimenti non avrebbero messo in campo con così con velocità e soprattutto con così anche, diciamo, opportunità. Perché l'altro elemento sul quale io vorrei concentrare la vostra attenzione è che questo si è riflesso anche in una velocizzazione della, diciamo, apertura al commercio online di molti gruppi e consorzi, in particolare
diciamo, per la domanda classica che viene fatta se avete se usate il commercio online, l'e-commerce, se lo state studiando, se lo utilizzano alcuni dei vostri, laddove c'è scritto in parte significa che alcuni associati lo usano, altri no. Ecco, guardate la situazione come è cambiata tra il 2019, il 2020 e il 2021. In realtà i monitoraggi, diciamo nel 2020, hanno avuto due gruppi in più che non erano presenti nel 2019, ma le percentuali di distribuzione delle risposte sono molto, secondo me, eclatanti. In 2 anni questo settore non va basato sul numero di consorzi, ma sul numero di punti vendita dei consorzi, è passato dal 44% di no e-commerce a un 15,1% di no e-commerce, il che vuol dire, rovesciamo diciamo la percentuale, che 85%, 84,9% dice sì all'e-commerce. E questo lo dice in che modo? Da un lato con un deciso, guardate, in 2 anni c'è stato più di un raddoppio di chi faceva e-commerce. Da 331 punti vendita siamo passati a 877, dal 24,8% al 58,8% di tutti i punti vendita dei 33 gruppi consorzi considerati. E questo dato molto significativo è che abbiamo complessivamente diciamo un incremento che ci fa dire che questo settore, anche grazie probabilmente al lockdown, ha capito che attraverso l'e-commerce si possono fare alcune scelte, alcune strategie, alcune azioni di mercato. Certamente non tutto, ovviamente, può andare attraverso e-commerce, ma è un sistema attraverso il quale aprirsi a nuove, dal lato nuove sfide, ma soprattutto a nuove opportunità. Chiudo questa parte andando a vedere chi sono poi i vostri competitor dal punto di vista, in primo luogo, della GDO, della GDS, cioè della grande distribuzione organizzata e specializzata del settore brico. Qua, grazie ai dati che ci sono forniti da DIY and Garden, la cosa interessante è vedere che nello stesso periodo il settore brico è cresciuto alla fine 7 punti vendita, però c'è una dinamica molto interessante che vale la pena di pensare nel momento in cui noi dobbiamo ragionare in termini di insegne, di gruppi, di consorzi, ma anche di insegne della distribuzione moderna dal punto di vista della distribuzione dei materiali edili. Perché in realtà un dato qui molto interessante è quello dell'aumento dei punti vendita diretti delle insegne e una riduzione molto significativa dei punti di vendita in franchising degli affiliati. Quindi, diciamo, al di là della crescita del numero di punti vendita e dell'aumento anche dei metri quadri di vendita, che non è particolarmente eclatante, è un po' eclatante, ma non tantissimo, considerando che poi il 2020 è stato l'anno che è stato, ma soprattutto il fatto che c'è questa strategia che abbiamo visto già l'anno scorso, se qualcuno di voi forse se la ricorda, dove c'è sostanzialmente un passaggio ai punti di vendita diretti, di diretta gestione dell'insegna rispetto a quella che è la gestione in franchising. E questo è un segnale interessante sul quale dobbiamo fare qualche riflessione, e che possiamo fare qualche riflessione anche sul nostro settore. Qual è stato l'andamento del mercato della GDS e della GDO complessivamente? Un mercato che vale 4,7 miliardi come monitorato da GfK, Total Store Report, e un mercato che lo scorso anno, nel 2020, ha segnato sostanzialmente una stabilità, una grande perdita ovviamente nel momento della curva blu, una grande perdita, ma poi una ripresa e poi una stabilizzazione con degli incrementi interessanti. Ma se andiamo a vedere alcuni bilanci, abbiamo già raccolto alcuni primi bilanci, stiamo iniziando adesso poi la raccolta dei bilanci che poi entrano nella classica pubblicazione di fine anno
Virginia Gambino. Ecco, vedete come è andata la Girona 2020. Qui ci sono 5 insegne e vedete che c'è una differenziazione tra andamenti di insegne, diciamo, di grande dimensione e andamenti di insegne di piccola dimensione. Sembrerebbe quasi che la piccola dimensione sia riuscita a supportare, a sopportare meglio la crisi, forse con azioni, diciamo, più specifiche, più particolari, però considerate che qui stiamo già monitorando 3,4 miliardi di, diciamo, valore della produzione. E da questo punto di vista, invece, il dato sul quale vorrei farvi riflettere, primo perché voi delle vostre aziende avete i dati, noi non ce li abbiamo, ci piacerebbe averli, ma vedremo se prima o poi riusciremo a catturarveli, non tanto in termini di quanti punti vendita avete, ma più che altro dal punto di vista della superficie di vendita e quindi del fatturato medio per metro quadrato, che è un indicatore abbastanza interessante della capacità delle aziende di essere produttive, cioè competitive dal punto di vista della produttività delle proprie superfici, quindi della propria organizzazione. Qui potete vedere come si passi su un monitoraggio che contiene circa 300 punti vendita, un fatturato medio per punto vendita che è circa quasi 6 volte quello medio dei vostri punti vendita, però qui andiamo ad una diversificazione dove abbiamo il grande peso di Leroy Merlin Bricomin che mediamente viaggia tra i 30 e i 40 milioni di euro per punto vendita, a Brico Io che è più o meno in linea con la vostra media. Ecco, qui avete la superficie di vendita totale di questi punti vendita e qui si vedono le diverse redditività per metro quadrato della capacità di attivazione di queste organizzazioni. E qui è evidente come Bricomin sia il soggetto che in questo momento detiene la più alta produttività per metro quadrato dal punto di vista proprio delle superfici di vendita. Ecco, un ultimo accenno prima di chiudere, ma questo è solo perché è un accenno diciamo sul quale vi voglio portare perché è un'altra riflessione sulla quale dobbiamo fare. Non ci sono solo i gruppi e consorzi, non c'è solo la GDO che in alcuni casi è anche un concorrente forte delle vostre rivendite, ma ci sono poi gli altri soggetti che fanno lo stesso vostro mestiere, ma che sono i soggetti con l'insegna singola, cioè i cosiddetti multipoint. E qui non faccio nomi, abbiamo preso un campione di multipoint, abbiamo aggregato i dati sia nel settore della rivendita edile che dell'idrotermosanitario, perché molti di questi in realtà svolgono tutte e due le diciamo tutte e due le gli ambiti di mercato, e abbiamo preso imprese che abbiano almeno 30 milioni di euro di fatturato e le abbiamo suddivise per segmento. Ecco, cosa emerge? E qui abbiamo ancora però i dati, non abbiamo ancora i dati dei bilanci che non sono ancora depositati per queste imprese, quindi diciamo che non possiamo ancora fare l'analisi del 2020, ma ci sono degli indicatori, secondo me, interessanti sui quali portare la riflessione prima di chiudere il mio intervento, per quanto riguarda l'andamento dei fatturati, ma non tanto l'andamento dei fatturati quanto diciamo è il diciamo l'andamento dei margini e degli utili, cioè quanti utili sono in grado di fare e quanti sono i margini e appunto gli utili. Se andiamo a vedere, non ci sono grandi differenze tra questi soggetti per quanto riguarda, se andate a vedere per esempio la dinamica di crescita dei fatturati, quelli di grande dimensione crescono molto rispetto a quelli di minore dimensione. Parliamo comunque sempre di aziende a insegna che hanno fatturati dai 30 milioni in su. Ma se andiamo a vedere quanto è il margine operativo lordo sul fatturato, è un po' migliore quello delle grandi, diciamo, delle grandi aziende, ma se andiamo a vedere gli utili sul fatturato, diciamo che
anche i medio piccoli, chiamiamoli così, se la cavano in modo molto, molto interessante, con un valore che tutto sommato non è di poca. Di poco conto, perché considerate che questi valori qui non c'è scritto nella slide, me ne scuso, sono valori diciamo in migliaia di euro. Ecco, ovviamente il tema rimane quello dimensionale, cioè la dimensione consente di fare cose che la piccola dimensione non consente di fare. O fare il 3%, 3,7-3,9% di utili su un fatturato di 2 milioni di euro è diverso che farlo su un fatturato di 20 o di 200 milioni di euro. Questo è lapalissiano, chiaramente, ma il tema è quanto poi quella dimensione dell'utile io riesco a reinvestirla in programmi e progetti innovativi. Ecco, da questo punto di vista chiudo con alcune riflessioni, mi prendo ancora veramente un minuto barra due e sto così nei tempi. E vi dico quali, secondo noi, secondo me, ma secondo noi, secondo Centro Studio Trade, sono oggi, in questo momento, i cinque fattori competitivi nel mercato. Innanzitutto, il fattore competitivo è capire che la novità del superbonus, che è arrivata a tutte le famiglie, la signora Maria più dispersa e più casalinga del mondo, ha capito che col superbonus, che il superbonus è una cosa positiva per lei. Ora, come possiamo sfruttare e usare questa cosa? Innanzitutto capendo che proprio il Superbonus, per i meccanismi con i quali è stato costruito e soprattutto per i decreti attuativi prestazionali del MISE, diciamo che sposta l'attenzione dal prodotto alla prestazione. Il Superbonus non richiede un determinato prodotto, richiede una determinata prestazione. Allora, lavorare sulle prestazioni significa che io devo pensare che non vendo più prodotti, io vendo prestazioni. È un passaggio epocale, non è facile da fare, ma il punto chiave, e se lo provate a pensare in altri settori molto lontani dai nostri mercati, è ciò che fa ad esempio il mercato dell'automobile. Tutti i produttori di automobili non vendono più prodotti, non vendono più l'automobile, vendono prestazioni. Vendono comfort, vendono sicurezza, vendono altre cose, anche lo stile, ovviamente, il marchio, se volete, ma l'automobile è data per scontata, è una commodity. Allora, il secondo elemento è la dimensione che è legato a questo. È importante, ma serve sempre la qualità. E in questo senso vorrei dire che la specializzazione non è automaticamente sinonimo di piccola dimensione. Bisogna essere capaci di essere specializzati nella grande dimensione. Lì è la sfida, perché ciò che fanno i vostri competitors di grande dimensione, Bricoman per tutto, è proprio questo. L'altro tema è che c'è un binomio logistica e-commerce, dove è lì la vera sfida. Qui non mi dilungo, avremo modo di parlarne. Questi sono elementi che poi affronteremo in modo molto più approfondito a ottobre nel convegno di Utrade. Ma certamente dentro questa logica c'è un altro tema che è quello della leva finanziaria, che sempre la dimensione garantisce. La dimensione consente politiche finanziarie che la piccola dimensione non può permettersi. E soprattutto questo si è visto nel momento di difficoltà, laddove grandi gruppi, consorzi, anche insegne, con ottime leve finanziarie date dalla dimensione, hanno potuto garantire, ad esempio, ai propri associati il proseguimento dell'attività, diciamo con un certo salvagente anche finanziario. E l'ultimo tema sul quale vorrei spendere una parola è quello di una logica che dobbiamo adottare, che il Covid dovrebbe averci insegnato e che in realtà non abbiamo mai frequentato. È la logica what if, cioè: cosa succede se? Cosa succede se avviene una crisi che io non posso, che è una crisi in questo caso straordinaria, che non posso governare? Quali sono le mie scelte? Allora, noi siamo sempre stati abituati a costruire le nostre strategie in base a andamenti, diciamo, ottimali del mercato o comunque pensati nelle migliori pratiche, nelle cosiddette best practices. No? E non abbiamo mai pensato alle dinamiche worst, alle dinamiche peggiori, cioè che succeda un qualcosa che noi non riusciamo a governare e che ci sposta fondamentalmente l'equilibrio. Ecco,
dobbiamo entrare in una logica diversa. Quando facciamo le strategie, non dobbiamo solo più guardare, e questo sarà un refrain che sentirete dire, che mi sentirete dire, guardare agli andamenti di mercato, quanto crescerà il mercato domani. Perché il punto non è quanto crescerà il mercato, se il mercato sarà in grado di dare, perché crescerà del 3, del 4, del 5, del 6%, allora mi trascinerà. Ma quanto io sarò in grado di crescere indipendentemente dalle dinamiche di mercato. E questo si fa organizzandosi meglio e diciamo imparando anche da quelli bravi. Quindi magari copiando alle volte le strategie best e adattandole piuttosto che quelle worst. Io mi chiudo qui, ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Federico, veramente interessantissimo. Tu accennavi prima all'e-commerce, quindi vuol dire un uso della tecnologia che viene e diventa un po' più pervasivo, un po' forse come in altri settori finalmente, tecnologia che può essere utile non solo per la distribuzione ma anche per la gestione finanziaria. Per esempio, uno dei nodi in cui, come dire, hanno a che fare le imprese piccole e medie è quello dei pagamenti. Abbiamo, dovremmo avere, io mi auguro, un intervento che affronta proprio questo aspetto, ed è quello di Mariano Spalletti, che è Country Manager di Conto Italia. Sì, buongiorno, sono qua, sono connesso. Perfetto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Farò un breve intervento raccontando un pochettino la nostra esperienza in Europa e in Italia, che cosa facciamo e cosa abbiamo visto anche noi in tema di digitalizzazione delle imprese, con magari un piccolo cameo, comunque un particolare focus su quelle che sono le imprese edili. Io appunto mi ha presentato già poco fa Roberto, sono Mariano Spalletti, sono il country manager Italia di Conto, che è una fintech che è nata 4 anni fa, quindi siamo molto giovani, in Francia, ma abbiamo aperto già anche altri 3 mercati, siamo presenti su 4 mercati. L'Italia è stato il primo mercato internazionale che abbiamo aperto 2 anni fa, con grandissimo successo. Abbiamo successivamente aperto anche il mercato spagnolo e tedesco. Noi di base offriamo un conto business, quindi un conto 100% online solo per imprese e professionisti, quindi non serviamo i private consumer, e abbiamo ad oggi già oltre 150.000 imprese clienti, diciamo una scale up, siamo tra le prime fintech a livello europeo. Abbiamo investitori anche abbastanza importanti. Ad oggi abbiamo fatto 136 milioni di fundraising. Siamo oltre 400 dipendenti. Quello di cui volevo parlare tendenzialmente, ovviamente, a parte presentarvi un attimo Conto, è la nostra missione, appunto, è andare un attimo su alcuni dati che abbiamo rilevato con una nostra attività che abbiamo fatto in particolare qualche mese fa, che si chiama Osservatorio. Abbiamo effettivamente intervistato oltre 1000 delle nostre imprese clienti per capire qual era il sentiment a livello di digitalizzazione e quali fossero stati i cambiamenti in termini di accelerazione per l'adozione di servizi digitali per il business, ovviamente. Rapidissimo cappello su Conto, il nostro obiettivo è quello di creare la soluzione per la gestione delle finanze aziendali a 360 gradi. Siamo partiti con l'obiettivo di essere la banca più amata delle imprese europee, poi abbiamo capito che non ci bastava e che volevamo fare di più, e vogliamo essere in gergo il one stop shop per le imprese quando si parla di gestione dei pagamenti aziendali, che significa dare la possibilità di gestire l'everyday banking, cioè la quotidianità bancaria, grazie alla possibilità di fare per esempio bonifici o tutto ciò che si fa con la propria banca, dare dei servizi, diciamo, posizionandoci sia come complemento alla propria banca o anche come sostituto alla propria banca. Abbiamo un asse che è relativo all'expense management, quindi la possibilità di invitare i propri dipendenti sul conto per eliminare di fatto la nota spesa, carte nominative, una foto allo scontrino e non si fa più la nota spesa. E infine delle funzionalità che vanno oltre la banca, perché stiamo continuando integrandoci con dei software di fatturazione, di contabilità, in maniera tale poi da automatizzare tutto il workflow dalla preparazione del pagamento anche al post pagamento con la contabilità. Però è importante forse far capire bene, voi siete un istituto di pagamento e non una banca tradizionale, cioè non prestate soldi ma avete, come dire, fate un servizio che riguarda tutta la filiera dei pagamenti, giusto? Il nostro focus è questo, è corretto, non abbiamo una licenza di istituto di credito, anche se in realtà dei crediti li eroghiamo,
dei microcrediti da 15 a 30 mila euro, addirittura con dei tempi record 4 giorni, ma lo facciamo in partnership con October, di cui si è sentito anche parlare in Italia perché ha sostenuto alcune iniziative del governo. Però sì, di fatto noi, la nostra licenza è istituto di pagamento e infatti il nostro focus è quello di ottimizzare i pagamenti degli imprenditori e dei loro collaboratori. Per quanto riguarda invece ciò che abbiamo vinto a livello di digitalizzazione delle imprese, scoperto che questa è una delle parole più difficili che diciamo, ho dovuto pronunciare tante volte negli ultimi mesi. Allora, ovviamente non ci nascondiamo dietro un dito, in Italia non partiamo benissimo, nel senso che basta guardare gli indici ufficiali, il DESI, per vedere che effettivamente a livello europeo siamo piazzati un pochettino indietro, cioè siamo al 25esimo su 27 posti nell'indice DESI 2020 e per quanto riguarda l'asse in particolare delle imprese siamo al 22esimo su 27, che è un po' meglio rispetto al 25, ma siamo chiaramente ancora indietro. Quello che però, quello di cui ci siamo resi conto però parlando con le nostre imprese clienti, e già 1000 imprese inizia comunque a diventare un campione un minimo significativo, è che c'è un trend positivo che sta andando avanti e che non è iniziato quest'anno è stato semplicemente accelerato. Volevo condividere alcuni dati che secondo me sono tali, come si dice, learning da queste iniziative che abbiamo portato avanti, e sono il primo, evidentemente, come accennavo, che è un trend in accelerazione ma non nuovo. Ad oggi il 90% di quel campione che abbiamo intervistato ha investito nel 2020 in strumenti business digitali, nel 44%, quindi quasi la metà, ha effettivamente subito un'accelerazione rispetto all'anno precedente, e addirittura il 70% di questi qua, di queste imprese, hanno dichiarato che investiranno di più durante questo anno. E la cosa interessante, secondo me, è stata anche su che cosa hanno investito, nel senso che noi abbiamo chiesto alle imprese due cose. Da un lato gli abbiamo chiesto quali sono i servizi più importanti in generale, i servizi digitali più importanti in generale per portare avanti il vostro business, e loro hanno risposto con al primo posto i servizi finanziari, quindi di banking digitale e di pagamenti digitali, nel 55% dei casi, seguiti poi dai servizi di marketing, 37%, gestionali e contabilità nel 35% dei casi, e e-commerce, di cui si parlava anche prima, chiaramente, nel 23% dei casi. La cosa che effettivamente ci ha colpito positivamente, o che comunque non ci aspettavamo almeno a questo livello, è quando abbiamo chiesto quali sono i nuovi strumenti digitali che voi avete usato per la prima volta nel 2020, e quindi non avevate mai usato prima, e al primo posto ci sono di nuovo i servizi finanziari. Questo è un pochettino, in realtà, se ci si pensa, anche atteso, perché diciamo il mondo a un certo punto si è spostato dall'offline all'online, anche l'Italia, che di solito fa un po' più di fatica, no? Per entrare in certe dinamiche, se pensiamo che erano stati diffusi da Netcom dei dati l'anno scorso durante aprile del 2020, cioè in pieno primo lockdown, e si era, diciamo, la conclusione che era stata tirata era che il 70% delle persone che avevano fatto gli acquisti online in aprile l'avevano fatto per la prima volta nella loro vita. Quindi questo fa capire un attimo il digital divide magari che abbiamo in Italia. Comunque il 63% delle imprese intervistate hanno detto che i nuovi strumenti, cioè per la prima volta, hanno utilizzato uno strumento finanziario online, digitale, nel 2020, addirittura di più della famosa videoconferenza, che tutti abbiamo dovuto, gioco forza, utilizzare perché da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a lavorare da remoto per via del lockdown e delle varie restrizioni. Dopodiché seguivano strumenti di marketing, chiaramente, per pubblicizzare la propria attività online, con il 34% dei casi, e poi gestionali con il 27% delle risposte. Questo per quanto riguarda l'osservatorio, quindi che cosa conta, l'abbiamo detto, quali sono i dati principali dell'osservatorio, l'abbiamo detto, si evince un'accelerazione in termini di digitalizzazione, ma anche l'importanza di quelli che sono gli strumenti finanziari per le imprese italiane. Infine, quello che mi andava di condividere era, facendo un focus sulle imprese evidentemente di costruzioni, e come si posizionano le imprese di costruzioni a livello di digitalizzazione e rispetto a conto. Molto rapidamente, anche qua il 69%, generalmente ovviamente le imprese, il settore edile non è uno dei settori che brilla di più a livello di digitalizzazione, se lo confrontiamo soprattutto ai servizi come le telco, i servizi informatici, ma rappresenta chiaramente un settore abbastanza tradizionale, soprattutto in Italia. Però quello che ci ha stupito sono due cose.
dall'osservatorio il fatto che il 69% delle imprese di costruzioni che sono state intervistate ha dichiarato che vorrà accelerare gli investimenti in strumenti di business digitali nel 2021, significa durante quest'anno, ma quello che ci ha non colpito, quello che abbiamo visto già dalla partenza in Italia 2 anni fa, noi abbiamo lanciato nel maggio del 2019, già abbiamo diverse migliaia di clienti in Italia, è stato che effettivamente moltissime imprese di costruzioni hanno deciso di aprire un conto conto. Noi facciamo chiaramente delle analisi delle varie industrie nella nostra customer base, siamo una fintech, siamo una digital native, quindi è normale che basiamo tutto su canali di distribuzione online e analisi dei dati. Il settore delle construction, il settore dell'edilizia rappresenta un grosso zoccolo duro della nostra customer base. Abbiamo molto parlato con queste imprese, le abbiamo intervistate, noi siamo molto vicini ai nostri clienti e abbiamo visto effettivamente con un discreto orgoglio che Conto riusciva nel 50% dei casi a far risparmiare a queste imprese addirittura metà giornata lavorativa a settimana, perché poi comunque il nostro obiettivo finale è quello di far risparmiare del tempo alle imprese affinché queste imprese possano dedicare questo tempo a creare valore per la loro società, quindi dedicare questo tempo al loro core business. Ci sono 3 caratteristiche di Conto che hanno colpito le imprese di costruzioni e che magari appunto vista l'audience può interessare anche a voi, e cioè il fatto che il conto possa essere aperto in 10 minuti online senza dover andare in filiale, quindi efficiente, super accessibile e rapido da aprire e da attivare, il fatto che si possono dare delle carte nominative ai propri dipendenti, ai propri collaboratori, quindi in questo caso c'erano un sacco di imprese di costruzioni che mandavano gli operai o i dipendenti in loco a comprare i materiali presso i fornitori. La cosa buona è che ovviamente essendo una nota spesa si dà una carta nominativa aziendale per fare in modo che queste persone non debbano né anticipare liquidità né utilizzare la carta, spesso viene utilizzata la carta di credito del titolare dell'impresa, ma soprattutto c'è un controllo in tempo reale. Quindi dal proprio front-end di Conto si può vedere in tempo reale chi spende che cosa. L'ultima cosa invece che era stata molto apprezzata in questo caso è nel caso di acquisti non con carta in loco ma acquisti da remoto, ad esempio nel caso in cui si fanno dei bonifici, è che laddove sia cliente che fornitore hanno un conto conto, i bonifici sono illimitatamente gratuiti e avvengono in tempo reale. Quindi queste sono 3 caratteristiche che mi interessava sottolineare. Grazie. Senta, qual è la dimensione delle imprese vostre clienti, per capire? Allora, in generale in Italia, come sai, la concentrazione delle imprese è molto, diciamo, sulla microimpresa, quindi il 95% delle imprese italiane hanno meno di 10 impiegati. E confermo che in realtà la stragrande maggioranza dei nostri clienti ha tra i 2 e i 10 impiegati. Però, diciamo questo, abbiamo anche delle aziende che arrivano fino ai 50 impiegati. Ovviamente sopra i 50 ci stiamo lavorando perché magari hanno delle esigenze particolari, soprattutto piccole e medie. Voi siete sottoposti alla vigilanza del Banco d'Italia? Assolutamente sì. In realtà siamo sottoposti a 2 vigilanze. Allora, grazie dell'intervento. Andiamo avanti che siamo un pochino in ritardo e passo la parola a Virginia Gambino che anticipa un po' i temi che verranno affrontati al convegno U-Trade di ottobre. Grazie. Ciao a tutti, arrivederci. Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono felice di annunciare che finalmente quest'anno potremo organizzare il convegno U-Trade in presenza, seppur con un limite di 150 persone. Ci sarà anche la diretta streaming che lo scorso anno ha registrato 1727 partecipanti, di cui 1600 con la diretta Facebook e 127 sulla piattaforma LiveCube. L'evento, che è giunto alla sua 14ª edizione, si terrà a Villa 40, a Ospedaletto di Pescantina, in provincia di Verona. Abbiamo scelto questa bellissima sede perché dopo un anno di limitazioni abbiamo pensato che con una sede grande e accogliente, tra l'altro Villa 40 ha una bellissima SPA, è quello che ci vuole per ricominciare ad incontrarsi e a confrontarsi sulle tematiche importanti del momento. L'evento si terrà il 14 ottobre con inizio alle ore 9:30 e novità di quest'anno, inviteremo tutti i partecipanti ad una cena il 13 ottobre, quindi la sera prima, in modo da favorire il B2B tra coloro che saranno presenti il giorno dopo, sponsor, rivenditori, produttori e anche talvolta ci sono le imprese.
La struttura è ampia e ottempera a tutte le disposizioni di sicurezza in materia di Covid, dispone di 74 camere e di un ampio parcheggio. Quindi a chi fosse interessato consiglio di prenotare la camera al più presto. Ma veniamo agli argomenti che andremo ad affrontare al 14° Convegno Nazionale di Utrede. Gli argomenti sono nati proprio dai rivenditori, parlando con loro, molti di questi si trovano di fronte a decisioni complicate e impegnative. Infatti la distribuzione edile nel dopo pandemia si trova ad una svolta. Investire in tecnologia, nello showroom, nella logistica oppure cercare un accordo con realtà più strutturate? A questo, con i nostri esperti e anche con il confronto con i diretti interessati, cercheremo di dare delle risposte o quantomeno delle idee utili a prendere delle decisioni, insomma degli spunti di riflessione. Ovviamente non mancheranno i consueti dati congiunturali con le previsioni, le classifiche top 100 delle rivendite edili e la consegna dei premi. Infine, il convegno UTRED si terrà nell'ambito della Fiera del Condominio Sostenibile, che teniamo in coorganizzazione con l'Ordine degli Ingegneri di Verona. Quest'anno la Fiera del Condominio Sostenibile è alla sua terza edizione. Saranno affrontati i temi più caldi del momento e quindi ovviamente non mancherà di parlare di bonus e super bonus, ma a questo proposito io ricedo la parola a Roberto di Lellis. Se non ti spiace, integro con un particolare molto importante. Prego. Questa villa si trova nella Valpolicella e dico solo un nome, come dire... Ecco, okay. Che quando l'ho scoperto mi sono subito, come dire, i sensi si sono risvegliati. Super bonus ne ha già parlato bene ampiamente Federico. Io non ho ancora capito se i 1800 interventi sono un dato positivo o un dato negativo, nel senso che ci si poteva aspettare di più o invece, come dire, è da considerare un successo. Quello che di sicuro sta avvenendo è che sia come dire, i rivenditori sia le imprese di costruzioni sono in grande fermento, tanto che è molto difficile prendere nuovi impegni per molte imprese. Che poi queste come dire, poi tutto questo si traduca in operatività, io questo non lo so. So però che prima accennava Virginia alla Fiera del Condominio, che è organizzata e coorganizzata con l'Ordine degli Ingegneri di Verona, e abbiamo con noi Alessandro Pisanu, che è il coordinatore delle Commissione Condominio dell'Ordine di Verona, perché è vero che, come dire, c'è un grande fermento per il super bonus, ma è anche vero che ci sono anche molte perplessità, molti problemi, molti ostacoli. Vediamo se l'ingegner Pisanu ci spiega di che si tratta. Allora, prendo la parola, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Volevo intanto complimentarmi per quello che è stato questo convegno fino ad ora, che è stato estremamente interessante, ricco di numeri e ricco di informazioni. E volevo solo così rispondere un attimo al dottor De Lellis per quello che riguarda il numero che lei richiedeva, no? Cioè i famosi 18.000 interventi di cui ha parlato prima il dottor Della Puppa. 18.000 è vero, sembrerebbero forse pochi, perché seppur un bel numero, in realtà di questi la maggior parte sono relativi a interventi su case unifamiliari o case indipendenti. E dai dati dell'ENEA del maggio del 2021, solo 1.385 condomini erano stati oggetto di intervento del superbonus. Ma veniamo a chiarire meglio una cosa. Allora, questa terza edizione della Fiera del Condominio Sostenibile
è un evento molto importante per noi, parlo in questo caso anche dell'Ordine degli Ingegneri, oltre che della casa editrice Gambino, che sono in sinergia da ben 3 anni su questo argomento, e che voglio dire, quest'anno, per quello che riguarda l'Ordine degli Ingegneri, ci sarà l'organizzazione di alcuni webinar che volevo un attimo, di cui volevo darvi un paio di titoli, no? Molto, per dare un orientamento su quello che andremo a fare. Allora, il 13 ottobre, orientativamente oggi è previsto dalle 15 alle 18, poi diventerà forse definitivo, ma comunque questo è lo spazio più o meno che daremo. Ci sarà un webinar sul Superbonus e nello specifico andremo a guardare il Superbonus un anno dopo dalla sua applicazione, nel senso che il 1 luglio del 2020 sono partite, è partito proprio la possibilità di operare, vediamo un anno dopo come è andata. Ci saranno a questo proposito gli interventi di 2 funzionari dell'Agenzia delle Entrate del Nord-Est Italia e di un responsabile dell'Enea, il dottor Prisinzano, come era già successo nella precedente edizione. Il 14 ottobre invece, dalle 14.30 orientativamente alle 18.30, ci sarà un altro webinar in relazione alla prevenzione incendi, dove interverranno funzionari dei vigili del fuoco. Si parlerà nello specifico di temi molto attuali, ossia cappotti, fotovoltaico, colonnine elettriche nelle autorimesse. Sono tutti aspetti questi che vanno, sono molto di uso in questo periodo, nel senso che cappotti se ne iniziano a fare in misura maggiore rispetto al passato, colonnine elettriche iniziano a essere attivate all'interno delle autorimesse, così come anche il fotovoltaico ormai sta diventando, specialmente nelle opere, nelle nuove opere, sta diventando un elemento indispensabile. E quindi vediamo come nella prevenzione incendi questo andrà ad impattare, così come andremo a vedere anche come il DPR 25 gennaio del 2019 che è appena entrato in vigore, se effettivamente sta ricevendo le adeguate risposte. Questo riguarda l'aspetto antincendio negli edifici di altezza superiore ai 12 metri. Questo allora era l'intervento, il webinar del 14 ottobre. Invece il 15 ottobre, verosimilmente dalle 15 alle 18, quindi 3 ore, ci sarà il professor Dallamassara dell'Università di Verona, avvocato, che parlerà degli incarichi nei condomini in seguito alla nuova direttiva europea sugli incarichi a ditte nei condomini. E poi un altro evento che non è ancora definito a livello temporale, ma che si vorrebbe andare ad attuare, è un altro webinar per il LEED, che si tratta, il LEED è un sistema volontario che è nato grazie alla US Green Building Council, che prevede per la progettazione, costruzione e gestione degli edifici sostenibili e delle aree territoriali ad alte prestazioni e degli standard. E questo si sta sviluppando sempre più a livello internazionale. Questo sistema LEED può essere utilizzato su ogni tipologia di edificio e promuove il sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È un sistema flessibile e articolato e prevede formulazioni differenziate a seconda che si tratti di edifici esistenti, piccole abitazioni, piuttosto che non altri generi di interventi. Ecco, questi sono gli eventi, chiamiamoli importanti, che noi andremo ad avere presso la Fiera del Condominio. È altrettanto vero che ci saranno... Prego, prego. No, volevo ritornare un attimo sui super bonus, che mi sembra un argomento caldo. Sì. E quello che non mi è ancora chiaro, cioè 18.000, però la maggior parte sono unifamiliari, villette, ma
Ma se il problema è la burocrazia e sono gli scogli da superare, com'è possibile che ci riesca un singolo poveretto, padre di famiglia con la sua villetta, e non ci riesca il condominio? Domanda, la domanda che riformulo è la seguente. Il problema è la legge o sono gli italiani che non vanno mai d'accordo l'uno col vicino di casa? E allora, più che gli italiani che non vanno d'accordo col vicino di casa, è che fatto decidere per la propria abitazione è molto più facile che non decidere all'interno di un'assemblea dove ci sono molteplici condomini e oltretutto anche eterogenei nella loro chiamiamola complessità. E quindi io quello che dico è che è molto più difficile andare a fare un intervento in un condominio perché è facile che non ci siano presenti e non siano aggiornati tutta la documentazione che in qualche maniera è preliminare parlo di documentazione tecnica, preliminare ai lavori, in modo da essere certi che poi dopo non ci siano problemi eventuali futuri nell'andare a contestare delle non conformità edilizie urbanistiche. È altrettanto vero che è molto più facile in un ordine familiare non avere problemi di contestazioni da parte di condomini che magari vedono che il cappotto li toglie 12 centimetri di terrazzo, no? Di superficie utile del terrazzo, piuttosto che non li toglie una parte della luce delle finestre o delle porte finestre. E così come è molto più facile andare in approvazione di questi lavori, perché in un'assemblea è molto complesso spiegare e far sì che tutti abbiano contezza di quello che si vuole fare nei tempi in cui si vuole fare e via dicendo. E poi ci sono tutti quelle ormai quei rumors di fondo, no? Che riguardano il fatto che questa legge è uscita e allo stesso tempo però l'Agenzia delle Entrate usciva con comunicazioni piuttosto, chiamiamole terroristiche, no? Del tipo guardate, fate pure le cose per bene, ma negli 8 anni successivi noi ci riserviamo di andare a fare le valutazioni del caso e nel caso troviamo che qualcosa sia andato storto, non vi fossero in origine le conformità edilizie urbanistiche, noi vi togliamo il super bonus e vi diamo una sanzione che va dal 100 al 200%. Questo vale anche per l'unifamiliare, no? Chiaro, però nell'unifamiliare io decido qual è il mio rischio. No? E soprattutto so cosa rischio e probabilmente in modo amorevole io prima mi sono tenuto tutte le carte che riguardavano il mio edificio, quindi sono abbastanza certo di quello che ho fatto, conosco la storia precisa. Diverso invece un condominio che ha cambiato magari diversi amministratori nel corso della storia e nei vari passaggi di consegne non sono stati trasmessi quelli che sono i documenti tecnici. E bisogna andare a questo punto a cercare di capire se lo stato attuale e lo stato invece presente in comune corrispondono. È vero che c'è stato il decreto semplificazione recentemente, no? Che dice guardate, potete anche partire, è sufficiente che venga fatta una CILA da parte di un tecnico professionista e potete procedere. Sì. Però è altrettanto vero, attenzione, che questo è quello che si dice, però non si è ancora andato a definire come questo possa impattare invece con il DPR 380 del 2001, dove invece sembra obbligatorio per avere diritto alle detrazioni che uno abbia non conformità edilizie urbanistiche, così come nel DPR nel provvedimento ultimo del governo è stato definito che basta semplicemente andare avanti, però non è stato anche chiarito, attenzione, questa non è una sanatoria. E quindi se non è una sanatoria cosa vuol dire? Quando io dovrò risanare?
E qui ancora una volta non c'è molta chiarezza. Sì. Scusami Alessandro, però scusami un secondo. Alessandro, scusami, però una cosa va detta, che ci saranno anche importanti stakeholder del mercato, che avremo l'Agenzia delle Entrate, avremo l'Enea, scusami, mi è sfuggito. Avremo più importanti stakeholder del mercato presenti a questo evento. Tra l'altro, questo evento ha anche il patrocinio di tutte le associazioni e gli ordini professionali che sono coinvolti nella filiera del condominio. E cioè, questa mi sembra una cosa molto, molto importante, perché la fiera del condominio sostenibile è praticamente l'unica fiera in Italia che si occupa di condominio. E da quest'anno, per volere del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, diventa nazionale. Ok, prego, prego. No, ma in effetti io questa cosa l'avevo comunque detto. A ribadirla perché comunque è estremamente importante. Forse sì. Delendis che voleva dirmi ancora qualcosa? Sì, no, buongiorno. No, volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a cosa, insomma, alcune cose che sono state dette, ma vado velocissimo perché vi faccio vedere una tabella che è una tabella che fa riferimento a dei dati di 2 mesi fa. Però in realtà è una tabella importante perché mette in evidenza quanti sono gli interventi attivati e asseverati con la parte di diciamo ammontare complessivo ammesso detrazione. Ed è vero che gli edifici condominiali sono pochi, quindi avevamo solamente 1000 a fronte di quasi 6000 unifamiliari e 3960 unità immobiliari dipendenti. Ma se andiamo a vedere l'impatto dal punto di vista degli investimenti, questi 1000 generano quasi 500 milioni di detrazioni. Gli edifici unifamiliari sono 6 volte tanto e sono allo stesso livello. In realtà qui c'è una spesa media per intervento che è molto diversa. Cioè sull'edificio condominiale abbiamo una spesa di quasi 500.000 euro per singolo intervento. Sugli edifici unifamiliari siamo intorno agli 80.000 euro. Allora, volevo solo puntualizzare questo per dire che è vero che gli edifici condominiali sono pochi, ma anche sul dato che ho portato prima, a me personalmente, cioè mi concentrerei sull'aspetto dell'incremento di numero, cioè quel più 35% di interventi, perché se questi 1000 sono adesso diventati quasi 2000 condomini e c'è un incremento del 30% mese per mese, adesso non sarà così, ma significa che noi da qui alla fine dell'anno potremo avere 10.000 condomini attivati, no? Poi oggi sostanzialmente l'Europa ha detto che il superbonus va bene, i tempi fiscali vanno bene, quindi diciamo non sono stati fatti tagli o cose del genere. Questo secondo me è un elemento positivo, perché ci fa pensare che cioè se io realizzo 10.000 condomini sono già 5 miliardi, no? Allora comincia a sommarsi e arrivare, diciamo, sicuramente non arriveremo, probabilmente non arriveremo alle cifre che il governo aveva pensato. E inizialmente, se vi ricordate, erano intorno ai 12-13 miliardi complessivamente la stima degli interventi. Però il meccanismo che si è messo in moto è un meccanismo che è diventato pervasivo, laddove ormai tutti quanti sanno che è conveniente. È vero che, e su questo nessun dubbio, anzi, ogni casa, ogni abitazione, ogni edificio ha delle difformità. Abbiamo questo 2% di margine, dobbiamo però imparare che prima si sistemano le cose e poi si fanno i lavori. Questo chiaramente poi si comporta dagli altri. Sicuramente al convegno avremo modo di approfondire molto bene tutti questi temi e anche capire bene anche come procedere, perché per fortuna un po' di tempo ancora per fare i lavori c'è. Voleva intervenire di nuovo Cianciosi, giusto? Dante? Devi attivare il microfono però. Si sente, c'è l'effetto pesce però, perché non c'è il microfono attivato.
chiedo scusa. Eccolo qua. Professore Della Pupa, lei ci ha dato il fatturato per metro quadro, anche i dati del fatturato per dipendente? Quelli li stiamo elaborando, se mi dà 30 secondi recupero quelli dell'anno scorso, che più o meno non cambiano molto. Credo che sia utile sapere anche l'indice di rotazione del valore di magazzino. L'indice di rotazione annuo? Allora, certi dati bisogna dire che è interessante analizzarli, però io devo dire anche un'altra cosa. In questo settore questi dati le hanno le singole imprese e non li danno mai a nessuno. Alcuni dati in particolare, tipo gli indici di rotazione, eccetera, eccetera. Perché sono d'accordo, sarebbero i dati sui quali poi confrontarsi. Se mi dà veramente un secondo, trovo il dato del... relativo al fatturato per addetto. Sì. Allora, il fatturato medio per addetto di tutta, questo ovviamente è solo dei dati a disposizione, perché noi per esempio sul settore vostro, sul settore idrotermosanitario, queste sono analisi che non si riescono a fare perché non abbiamo tutti i dati a disposizione. Sul settore brico si può fare. Mediamente sono 230.000 euro ad addetto e si va da un valore più basso, che è quello di Obi Italia, che è 188.000 euro, al valore più elevato, che è quello ancora una volta di Bricoman, che è di 317.000 euro per addetto. Quindi ognuno di voi faccia poi il rapporto tra il vostro fatturato, ok, il numero di addetti. È una cosa molto semplice. Però secondo me, appunto, il dato per addetto con il dato, diciamo, per metro quadro, sono già degli indicatori interessanti. Perché se andiamo a vedere, noi abbiamo fatto alcuni test su alcuni grandi, diciamo, rivenditori. Non è che siete così distanti, eh? Cioè anzi da livelli di buona produttività. Chiaramente si può sempre migliorare. Approfitto per dire che se qualcuno vuol porre delle domande può digitare in chat e gli diamo subito, poi intervenire direttamente. Avevo un'altra domanda da fare, non so se vuol rispondere Pisano o Federico, ma qui non c'è un problema anche di marketing legislativo, detto tra virgolette? Cioè la percezione un po' è quella: mi rifaccio la casa gratis, poi si scopre che non è esattamente così. C'è un problema anche di comunicazione che ostacola il super bonus. Il marketing legislativo c'è stato, è stato a gratis tra l'altro, ed è stato uno dei cavalli di battaglia dei primi due mesi, soprattutto lo scorso anno. Poi facendo due conti si scopre che da un lato è anche vero, può essere anche vero. Da un altro lato abbiamo imparato invece che dentro i meccanismi della legge, cosa che i legislatori non avevano pensato, c'era un sistema che avrebbe da solo giocato al rialzo dei prezzi, proprio per la co-convenienza data dal rapporto tra chi deve fare i lavori e chi i lavori li fa. Perché chiaramente nel momento in cui viene messo un tetto massimo di spesa per prodotti che devono avere determinate prestazioni, io no, cioè, voglio dire, se io, è un ragionamento che ho fatto con tante imprese, no? Se ai vostri dipendenti gli dite la tua diaria per mangiare oggi è 30 euro, loro quanto spendono per mangiare? Spendono 30 euro, perché hanno la diaria dei 30 euro. Ma se voi gli dite, guarda, mangia anche meglio, ti do una diaria di 50 euro, loro pensate che spendano 30 euro ancora come prima? No? In realtà andranno, siccome la diaria è il massimo della spesa disponibile, io vado al massimo della spesa disponibile, perché devo risparmiare. In questo caso, gli elementi prestazionali che sono stati inseriti comportano anche dei limiti massimi di spesa.
che sono molto, diciamo, insomma, diciamo che sono limiti molto ampi, che non impediscono alle imprese di fare, insomma, le loro buoni ricavi e anche eventualmente qualche speculazione. Poi è chiaro che nel mercato si è messo in moto un meccanismo che ha visto, da un lato, secondo me, una cosa interessante, cioè le banche, alcune banche di fronte al 110% e al 100% della spesa hanno detto sostanzialmente, ma io ti do, tu spendi 100, io ti do 103. Cioè ti lascio a te, cliente, il 3%. Cioè questo era un meccanismo ovviamente win-win, dove vincono tutti. Il problema dov'è? È che ci sono degli appetiti in alcuni casi un po' troppo eccessivi e il mercato si è accorto di questa cosa, ma se n'è accorto in un momento in cui si è sommato un fenomeno che non avremmo ipotizzato, non era così ipotizzabile, che è quello dell'innalzamento dei costi delle materie prime e soprattutto dei costi di trasporto. Voi dovete considerare che nell'ultimo anno sono aumentati i costi di trasporto del container del 680%. 680%. È chiaro che questo è un meccanismo di... Cioè, ogni giorno, quando si è bloccato il canale di Suez, ogni giorno il commercio mondiale perdeva 9 miliardi, solo perché alcune navi non potevano passare di là. Blocchi il canale per 10 giorni, sono 90 miliardi persi. Allora, il punto è che, diciamo... è stata una legge che ha, diciamo, è partita col botto dal punto di vista del marketing, perché si vendeva da sola. Poi, nell'analizzare bene le questioni, si è capito che forse bisogna stare un po' attenti, e nel caso dei condomini in particolare, ma penso che di questo si parlerà anche al convegno di ottobre, bisogna stare molto attenti a chi promette alcuni contratti in un certo modo e con delle clausole vessatorie alla rinuncia del contratto, cose che sono, diciamo, penso ai limiti della legge, però insomma su questo ci sono proprio clausole vessatorie di pesantissime. E allora diciamo che forse è l'occasione, chiudo, per cui tutto il settore si interroghi nella scelta reciproca dei soggetti attraverso i quali agire e operare, cioè è il momento in cui, proprio per sfruttare questo momento, ci si mette assieme il progettista con, diciamo, i rivenditori di materiale, con l'impresa, con l'amministratore condominiale, eccetera, eccetera. Cioè il pacchetto col termotecnico fondamentale, con l'asseveratore, col commercialista, che è la nuova figura che entra nella filiera, che non c'era fino a un po' di tempo fa. È una filiera di qualità che va costruita, altrimenti rischiamo di perdere un treno che secondo me comunque va preso. Ottimo, è stato, mi sembra, una giornata molto interessante, ma vorrei chiudere col botto, come si dice, con un ultimo intervento, saluto, anticipazione dei temi che ci regala il professor Giuliano Noci, che dovrebbe essere in linea, spero. Sono assolutamente in linea. Buonasera a tutti, ed è per me un grande piacere essere qui presente in questo webinar che abbiamo preparato con i colleghi e che reputo davvero di grande interesse. Per quale motivo il webinar e i temi che avete affrontato nel corso di questo intenso pomeriggio è importante? Partirei da una considerazione di fondo. Noi ci troviamo, e lo avete preso coscienza, ne parlava anche Federico adesso in quest'ultima parte del suo intervento, ci troviamo di fronte a un contesto che è in grande cambiamento. È un contesto che è in grande cambiamento dal punto di vista, si diceva, dell'entrata di nuovi attori nella filiera. È in contesto, non dimenticate il tema che, ad esempio, anche le tecnologie digitali stanno entrando nella nostra, come dire, nella nostra filiera, se pensiamo a tutto il concetto dello smart home e quant'altro. Entrano nuovi temi, che sono i temi ambientali, tra gli altri. Si evolvono le competenze e diventano più sofisticati i processi d'acquisto dei nostri interlocutori, siano essi interlocutori, installatori, imprese edili,
elettricisti e quant'altro. Ecco, questo momento di cambiamento è un momento di cambiamento che genera opportunità, di cui noi dobbiamo essere fermamente consapevoli, ma nel contempo, perché queste opportunità possano essere colte da voi, occorre che abbiate la consapevolezza che un cambiamento di contesto, quale quello che molto sinteticamente ho tratteggiato, determina un cambiamento anche nel vostro modo di lavorare. Un cambiamento nel vostro modo di lavorare che passa attraverso alcuni punti importanti. Primo elemento, dobbiamo maturare la consapevolezza che nel nostro sistema devono entrare a tutto tondo competenze manageriali. Noi non abbiamo più solo bisogno di esperti tecnici sui vari materiali, sui vari componenti e quant'altro. Abbiamo tra le altre cose bisogno di persone che sappiano programmare gli acquisti, programmare le relazioni col mercato. Questo è un tema di primaria importanza, peraltro che vi investe direttamente in queste settimane, in questi mesi, visto che anche la vostra filiera, come molte altre filiere, è oggetto di carenza di materie prime e di materiali. Quindi, primo tema è un tema della programmazione delle competenze manageriali. Un secondo tema altrettanto importante è il tema della presa di coscienza che voi dovete valorizzare le vostre specificità, cioè la vostra presenza fisica, i vostri punti vendita, ma nel quadro di un comportamento di acquisto che diventa omnicanale. Voi, in altre parole, avrete sempre più bisogno di combinare alla vostra presenza fisica una serie di azioni che fanno riferimento al cosiddetto mondo digitale. Attenzione! In cui la presenza fisica deve essere sublimata nella vostra capacità di erogare servizi ad alto valore, servizi di consulenza, che altri player, magari quelli che potrebbero entrare lavorando solo digitalmente, nei casi in cui è possibile, non potranno mai avere. Quindi un secondo tema è il tema della consapevolezza dell'importanza di avere una presenza, come si suol dire, omnicanale. Un terzo elemento altrettanto importante è l'elemento del prendere coscienza che analizzare il mercato, analizzare quelli che sono i bisogni emergenti, diventa un valore importante per voi. Perché solo conoscendo in profondità i vostri mercati, i vostri clienti, riuscirete a valorizzare quella componente di servizio che vi permette di ottenere da un lato fedeltà e di abbassare l'elasticità della domanda al prezzo, cioè la sensibilità dei vostri clienti alla variabile prezzo. Per fare questo, un tema inevitabilmente su cui rifletteremo nel corso dell'incontro di ottobre è il tema consorzio sì, consorzio no. Se sì, quali sono gli elementi attraverso i quali, consorziandoci o aderendo a un consorzio, possiamo trarre beneficio? Come gestire nei casi in cui sia possibile il passaggio generazionale? Insomma, nel mese di ottobre, con alcuni degli amici che sono intervenuti questo pomeriggio, affronteremo temi strategici e cruciali in questo momento, che è sì di cambiamento, ma è cambiamento che genera straordinarie opportunità. Ecco, opportunità che possono essere colte con la consapevolezza che anche noi dobbiamo modificare i nostri atteggiamenti e le nostre competenze. Su questi temi vi aspettiamo ad ottobre, nella consapevolezza che in un momento come questo c'è bisogno di confrontarci, di riflettere in modo diverso rispetto al passato
per ottenere i successi che tutti noi meritiamo per gli sforzi che quotidianamente dedichiamo alle nostre attività. Con questo vi ringrazio di cuore, ripasso la palla al centro per usare una metafora, che è la metafora della straordinaria stagione degli europei da cui siamo appena usciti. Vabbè. Grazie professore, mi sembra un intervento che è perfetto, ha stimolato credo tutti quanti hanno ascoltato a partecipare al convegno di ottobre. Ringrazio Virginia Gambino che ha dato l'opportunità di organizzare questo webinar e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Ci non resta che chiudere, arrivederci e buona estate. Grazie a tutti. Roberto, volevo soltanto dire una cosa. Gli atti di quanto abbiamo detto oggi si troveranno sul prossimo numero di U-Trade, di numero di luglio-agosto, che uscirà a fine di questo mese. Ci saranno anche tutti i dati relativi ai gruppi e consorsi d'acquisto. Quindi mi raccomando, assicuratevi la vostra copia di U-Trade. È un numero di 240 pagine. Grazie a tutti, è stato veramente molto interessante e arrivederci a presto al convegno di U-Trade. Ciao. Ciao, arrivederci a tutti, buonasera. Arrivederci.